di Cyberpunk 2077 cari Xdencia! Sono 2 settimane che non tocco YouTube. Grazie Roma, perché 2 settimane mi hai curato il canale praticamente con Megaman. Veramente grazie mille. Ah, 2 settimane intere che non tocco YouTube. Fate attenzione quando vedi un nemico che sembra un vortice nero. Puoi abbatterlo solo con gli attacchi spada. No! No, i buchi neri, no, me li dico. Dio che lagata. Mi ricordo i buchi neri, me li ricordo. E mi ne guarirebbe, sono tutto per lui di vita. Se si risvegliassero saremmo nei guai. Effettivamente, caro mio, la via si aprirà a coloro che seguiranno, che riusciranno a leggere e comprendere la storia di Moon narrata nelle 4 tavolette, la cronologia essenziale. Allora, vediamo un po'. A parte i virus. Allora, stavo dicendo, a parte i muriani del tubo, oggi è giovedì 15 dicembre, ragazzi, e ho cambiato zona inavvertitamente. Forse ero per giù, dovevo fare questo forse. Non devo andare di qua, non di qui. Maledizione, da che parte devo andare? Sì, stronzo. No, 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 no! Non ti chiamerò mai più stronzo! È impossibile sta cosa! Non di castrare! Ok, il grande essere donò il linguaggio ai muri. Venga, me lo tiene Tuk! Ho ottenuto Tuk! Perché è un Tuk che mi hanno dato? Non ti azzardare. Voi vi muovete come le lumache. Come faccio ad andare? Raga, mi segue. È stupido! Grazie, salve, 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 addio. Non ho letto mai Ebesh. Che è più un insulto che una lingua degli antichi, questo. Oh, qui c'è inciso qualcosa sulla pietra. Un giorno gli invasori comparvero nella patria di Mul, confine della terra, e cercarono di cacciarli via. Vengono a tirare Maja. È così, e adesso... Oh, è due! Oh, oh! Ok. Tanta pazienza, c'è. I Mu usarono un linguaggio per controllare le onde M e creare una fiorente civiltà. Vengono a tiene Zul. Se li mettiamo insieme, Ebesh Masa Zul Tuk. Allora, datemi un paio di minuti, giuro. Zul Tuk Masa Ebesh, ok. I Mu usarono un linguaggio per controllare le onde M e creare una fiorente civiltà. Direi che questo è il primo. Beh, leggiamoli tutti. Il grande essere donò il linguaggio ai Mu. No, ok, tu capisci. La tecnologia per materializzare le onde M consentì alla civiltà dei Mu di progredire, così vissero un periodo di pace. Un giorno gli invasori compararono una patria di Mu, dei Mu al confine della Terra e cercarono di cacciarli via. Ok, e infine abbiamo il mezzo sigma. Il cammino aperto a coloro che conoscono le rune. Boom! Bene, ha funzionato. Si sta aprendo, proseguiamo. Ma io do una salata. Uff. 19 minuti! Perché sono stupido effettivamente per arrivare qui. Quello sembra... Sì, sarà un navigatore. Somiglia a quelli che abbiamo già visto. Hai ragione, l'abbiamo già visto. È simile a quelli usati da Ai e degli altri. A loro volta uguali a quello del museo. Osservandoli, penso che forse i Mu erano proprio come noi. Usavano un'interfaccia per le onde M simile a quella moderna. Chi va là? Chi osa disturbare il nostro sonno? Eh? Attento, ragazzo! Salve, Plesio! Senza surf. Messi? Ecco la prova! Ai degli altri hanno usato questi corpi M per i loro piani. Lo sai, profanatore? Noi non temiamo nulla, perché veniamo generati di continuo. Siamo esseri eterni. Cambio d'onda M. Sei questo? A questo non avevo pensato. Oh no, di nuovo! E tutti i profanatori devono essere distrutti! Questo è il volere di Lemu. Arriva, ragazzo! Non ho alcuna intenzione di perdere. Battaglia d'onde, in azione! Molto interessante. Salve, Plesio! Sempre un piacere ricordare. Oh, così partiamo con una carta elettrica. Però anche con dei massi davanti. No!
ho sprecato il campo. Ma mi fai fare un controcampo? Quanto dura la sua paralisi? Scusate, mi dura 3 secondi. Oh, così ti voglio il contattacco. Perché colore ci deve essere in mezzo pieno? No. No! Era buono? Allora, possiamo smettere di fare i cazzoni e passare alla modalità... Guarda che muoio se continuo così. Salve! Questo non va tanto. Sembra un piacere, eh? Non va ancora giù neanche con la Knut. Ma adesso sì. Ha dei bellissimi denti lei! Perché è venuta fuori questa battuta? Non ne ho la mia idea. Ah! È un aspetto interessante, ragazzi. Non temere nulla, neanche la morte. Effettivamente, sì. Non ci avevo mai pensato. Quei mostri continuano a vantarsi di essere eterni e robe simili. Cosa significa? Non lo so, ma non credo sia il momento di pensarci. Ora dobbiamo fermare Mu. Direi che è una buona intuizione, Geo. Boh, filmato! No, sì, boh, forse. Eh? E quelli cosa sono? Ehi, sono corpi M! Stanno tutti dormendo, ma sono vivi. Sembrano ibernati. Ibernati? L'ho letto in un libro su viaggi spaziali. A una temperatura più bassa il corpo invecchia molto più lentamente. Usano questo sistema sulle astronavi dirette verso i pianeti più lontani. Allora è tutto chiaro. Che vuoi dire? Beh, è solo una teoria. Ma penso che i Mu avessero trovato un modo per produrre dei corpi M in massa. Dopo aver creato un vero e proprio esercito di corpi M, li hanno conservati qui, o nei loro speciali navigatori. Conservati? E per cosa? Ricordi cosa è successo a quelli che avevano un navigatore di Mu? Hanno ottenuto un potere immenso. Sono stati creati per combattere. La civiltà di Mu usava i corpi M come armi. Wow. Ma non riesco a capire come hanno fatto a produrne così tanti. Deve esserci un modo, nessuno sicuro. Allora sbrighiamoci. Avere questo continente sui cieli della Terra è troppo pericoloso. Cosa dite ragazzi? Andiamo avanti? Sarei anche disposto a farlo io. Direi anche di sì, potremmo effettivamente andare avanti. Però prima devo esaminare la porta. La via si aprirà a coloro che riusciranno a leggere e a comprendere le storie di Mu. Non so più leggere, narretta nelle quattro tavolette. La cronologia è essenziale, come al solito. Non ci sono ancora chi l'ha creata. I virus l'hanno creata. Ai caramba. Dai, ce la posso fare un Y. Grazie. Adesso devo andare solo su che... Vai a destra. E trovo un blu. Che cosa è successo? Sto facendo i simboli giusti, no? Non so. Dai, fatto! Qui c'è qualcosa giù sulla pietra. Gli umani che rifiutavano la guerra lasciarono le loro case e si sparsero in tutta la terra. Coloro che scelsero la guerra usarono le onde M per raggiungere il cielo. Vengono ottiene fai. Fai cosa? Tu fai, poi vediamo. Allora, io andrei di... No, brutta idea, bruttissima idea. Dai. Questo episodio si chiamerà Sclero Time con i Muriani. Oh, uno abbiamo levato. Non ci credo.
tutte le cure possibili e immaginabili. Sì, qui c'è inciso qualcosa su una pietra. Uno al cielo conquistarono tutti i popoli sulla superficie dominando la terra. Vengono tiene Chan. Chan. Dopo l'arrivo degli invasori, i muri si divisero tra chi sosteneva la guerra e chi la rifiutava. Vengono tiene Fo. Che buccio di culo per prendere il colpo K nel vecchio medio. Salve, lei mi lascia andare, la prego, la prego, la prego, la prego, la prego. No! Quadrato, un quadrato, non è difficile fare un quadrato. È più difficile di quanto sembra invece. Oh, qui c'è qualcosa in giro sulla pietra. Sì. Le mucche lasciarono la terra e usarono per il M contro gli invasori. Vieni che me lo tirerai. La Rai. Perché Rai? Mir von Tuk Ebesh. Ok, Chan von Rai. Allora, Chan. Allora, i Munk lasciano. No. Dopo l'arrivo degli invasori, i Munk si divisero tra chi sosteneva la guerra e chi la rifiutava. I Munk nel cielo conquistarono tutti i popoli sulla superficie, eliminando la terra. Gli uomini che rifiutavano la guerra lasciarono le loro case sparse in tutta la terra. Coloro che scelsero la guerra scelsero le onde M, usarono le onde M per raggiungere il cielo. I Munk lasciarono la terra e usarono guerrieri M contro gli invasori. Ok, l'ho risolto. Bene, ha funzionato. Si sta aprendo, possiamo proseguiamo. Mi sta facendo, possiamo proseguire. Ok. 54 minuti, oddio quanto dovrò tagliare. Ecco un altro navigatore di Mu. Sono un guardiano di Mu. Tutti i profanatori saranno distrutti. Chi è? L'ultimo. Condor? Sì, è Condor. Tu non sei un abitante di Mu. Mu è stato distrutto molto tempo fa. I suoi abitanti si sono estinti. No, Mu esiste ancora. E un giorno tutti i suoi abitanti torneranno. Ehi Pennuto, cosa siete di preciso voi corpi M di Mu? E perché siete stati creati? La mia esistenza ha un unico scopo: lacerare i miei nemici con questi artigli e questo becco. Tutto qui. Ah, ci risiamo. Cambio d'onda M. Serve a lei tendere a terra, Condor? Squack! In guardia, ragazzo! Battaglia d'onde! In azione! Quanto ci impiegherò? Pronostici? Vogliamo fare scommesse? Qualcuno che dice un minuto, qualcuno un minuto e mezzo, uno due minuti, altri 5 minuti, no? Non lo so, 5 minuti siamo un po' tanto, ragazzi. Oh, il colpo K. Oddio, se è bello il colpo K. Guardate, è bellissimo il colpo K. Sai quanto... Ah, ma qui cosa... Volevo istruire, non so. Li ho presi. Ok, uno l'ho tirato giù. Lei è un Pennuto bellissimo. Effettivamente la forma di Zack era parte per la carta, non serve assolutamente niente. Salve. Perché questo tizio non può essere paralizzato. E' la quale che le faccio provare il colpo K. Au. Effettivamente, usare il colpo K per poi schiantare contro i tenuti non ha molto senso. Dove va? Salve, 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 salve. Eccolo. Una carta di tipo... No, io non ho carta di tipo... No, perché mi schianto contro te? Mi vado a scontare contro te. Oh! Una carta di tipo fuoco! Oh,
quanto è un 2 di acciaio? 2 di acciaio! Valanga di contraccolpo! Di... contrattacco, non contraccolpo. Scusa. Ed ecco qua il multikappa. Non è un multikappa, sì, ma è comunque muore. Hola! Hola! Non era hola, era hola! 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 Non importa. Ah! Fio. Poveretti però, sono stati creati per essere usati come armi, e ce ne sono così tanti. Mi fanno un po' pena. Tu provi pena, Mega? Lo pensi davvero, Mega? Beh, sì. Andiamo, ragazzo, non è ancora finita. Ma 58 di minuti sono troppi, veramente troppi. Quindi se vi è piaciuto, sul momento mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video di Mega Man! Dove forse avremo Mu e guardate altri simboli di Solo belli. Bella ragazzi, risalgo perché sì.